Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Proviamo Cose Nuove. Oggi andrò a provare la Coca-Cola no zuccheri Creation. Non lo so, il problema è che non lo so perché è tutto in cinese, giapponese, e non so a quale categoria appartenga, ma so che stamattina aprirla è un sacrilegio perché se ho visto bene ci sono siti che stamattina doveva costare già 20 euro. 20 euro. La sta aprendo l'11 di novembre questa mattina e sarà interessante capire il gusto, se sono una classica, un gusto particolare con lo zero zuccheri. Boh, adesso che mi godete questa bellissima mattina e poi l'andrò a provare. Ok, eccomi qua con la Coca-Cola, questa di qua Creation, non mi ricordo quale. Dovrebbe essere forse la categoria Bite, forse Bite si chiama questa di qua come Creation. Chiaramente poi nel titolo lo metterò, comunque il titolo italiano nel ruolo originale. E niente, a te che si presenta molto bene, tipo stile game, tipo qua abbiamo tipo il logo qua, tipo tutto pixelato, qua scritte tutte in giapponese e cinese, no sugar in cinese, Coca-Cola Creation, con questo disegno tipo qua tutto tipo quasi tipo infinito, tipo. La te si presenta tipo viola con uva, potrebbe essere anche all'uva, chi lo sa. Sulla sinistra cosa abbiamo? Abbiamo un po' tutto, in alto abbiamo sicuramente qua i valori nutrizionali, chiaramente non comprensibili. Qua probabilmente ci devono essere gli ingredienti, perché se posso stoppare il video e provare a tradurre. Qua probabilmente c'è scritto Coca-Cola, altre cose scritte, forse la riproduzione della lattina, qui c'era scritto, o forse qui. Poi abbiamo la scansione del prezzo, Coca-Cola e nient'altro. Girando ancora sulla sinistra abbiamo poi sempre i valori incomprensibili di calorie, lattina che presumibilmente è da 130 ml, visto che qua abbiamo 330, dovrebbe essere di 330 ml. Quindi questa di qua è la lattina molto molto bella esteticamente, e ciò che andrò a fare aprire questa lattina sarà veramente un sacrilegio. Sotto abbiamo la scadenza, sarà scaduta, vediamo un po'. La faccia della scadenza è scaduta da 2 anni. È scaduta da 2 anni. Attenzione, stamattina veramente potrebbe essere imbevibile. Spero che sia stata conservata bene. Qui sporca, devo dargli una pulita. Con la linguetta della lattina, niente di particolare. Cioè, scaduta da 2 anni. Attenzione, perché questa forse è un evento rarissimo, perché fino ad oggi non ho mai aperto lattine scadute oltre un anno. Cioè, sappiate che ciò che sto per fare è un sacrilegio, cioè lattina che dovrebbe forse valere 20 euro, 20, forse anche di più di 20 euro, e io la sto per andare ad aprire, chiaramente per il video, e per andarla ad assaggiare. Vediamo se il colore è rimasto anche invariato, vediamo l'aroma se è tutto invariato, vediamo un po' tutto. Ok, provo olfattiva. Sì, l'odore è diverso. Non so dire, potrebbe essere uva, veramente, o potrebbe essere ciliegia, c'è la Coca-Cola quella orrenda, la ciliegia, però non so dire quale delle due. Il colore sta facendo moltissima schiuma, attenzione. Che il colore sembra essere invariato, scura come le altre due che ho aperto in questi giorni, quindi potrebbe essere rimasta intatta in tutto e per tutto. Speriamo bene, perché l'aroma è forte, dovrebbe essere o uva o ciliegia, oppure è così ciliegia. Adesso comunque cambio inquadratura e la vado a provare. Ok, eccomi qua. Devo essere sincero, se è ciliegia potrebbe essere un voto basso, perché la Coca-Cola ciliegia è una delle bevande peggiori della Coca-Cola che ci sono, secondo me, in commercio. È difficile capirlo. Non è chimica, chiaramente non è zuccherata perché è senza zuccheri.
Sì, non è neanche troppo gassata, devo dire. Ero incerto se dire che è troppo gassata oppure no. Ripeto, la bevanda non è collassata, è perfettamente intatta. Perché la cosa che ho notato della Coca-Cola, quella che mi sono notata come la Pepsi e forse una Coca-Cola, è che quando collassano diventano anacquate, acquose. In questo caso si sente che comunque è una Coca-Cola normale, si sente il gusto, cioè, il sapore del caramello della Coca-Cola normale. Un'altra nota che non so se sia ciliegia oppure uva, ma presumo ciliegia comunque. Cioè, si tratterebbe di una bevanda, io colgo la ciliegia, c'è quella americana, so stile, promo praticamente. Diciamo un po' come hanno fatto con quella dell'intelligenza artificiale, che quella diciamo tendeva a essere più gusto caramello, questa forse tende a essere un po' più gusto ciliegia. Chissà se torneranno a fare magari, e faranno una promo Creation stile o arancia, che è quella che per me rimane la mia preferita in assoluto. Conclusioni? Coca-Cola, no zuccheri. Penso Byte, Coca Creation, voto finale per me 8 su 10. Rimango 8 su 10 perché, ripeto, non è eccezionale, come domanda non lo so, non mi convince tanto. Poi non capisco se è proprio la ciliegia, perché a me, come dicevo, la ciliegia non mi piace, quindi per questo motivo, diciamo, andrei a prezzare questa bevanda, ripeto. E niente, se questo video vi è piaciuto, mi lascia un mi piace. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!